Fabio Mancini, che piacere incontrarti in occasione di questa seconda, terza, boh, abbiamo perso il conto, giornata della Milano Moda Uomo. Tu che sei stato uno dei più importanti, dei più conosciuti sicuramente, top, le supermodel le chiamano le donne, i modelli come li chiamano? Top model, no? Top model, partendo proprio con uno dei più grandi maestri del Made in Italy, Giorgio Armani. Sì. Sì, è una carriera iniziata per pura fortuna, un lavoro che non volevo assolutissimamente fare. Mi è incontrato, ho incontrato il signor Armani appunto per la prima volta in Bergognone, ero un suo agente, mi ha incontrato per strada così per caso e mi chiese appunto di fare modello. Quindi io non ho mai fatto casting particolari, non ho mai fatto il percorso normale che fa un modello semplice quando inizia. Qualche altro stilista oltre a Giorgio Armani, italiano o non, che porti in qualche modo nel cuore come una persona che ti ha aiutato, che ti ha dato la spinta giusta, la spinta nella direzione giusta nel corso della tua carriera? Ma io ho sempre avuto un bellissimo rapporto anche con Domenico e Stefano, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Sono state persone veramente meravigliose, persone che mi hanno aiutato, che mi hanno voluto in tante loro sfilate. Ho sfilato 3-4 anni con loro. C'è sempre stato questo rapporto un po' di amicizia, ma anche di confronto, no? E mi ricordo con grande affetto che tra l'altro è deceduta da poco Vivian Westwood. Io ricordo le prime volte, lei è stata la prima che dopo 4, 5, 6 anni di Armani mi ha preso e mi ha stravolto completamente. Mi ricordo una delle prime sfilate, ero vestito da gladiatore, quindi immagina anni vestito elegante, pulito, capello laccato. Lei stravolge tutto, mi mette una mutandina, qualcosa addosso e mi disse vai, tranquillo. Un augurio che faresti, dai, spesso lo chiedono a noi come domande sotto i nostri servizi, come faccio a lavorare nella moda, come faccio a lavorare. Ecco, noi non siamo esperti di questo, come sì. Si lavora sulle passerelle. Tu che consiglio daresti a chi non ha la fortuna anche magari di essere visto e notato da uno stilista, quello, la fortuna o le doti, la carità di Dio, perché comunque ci vuole in qualche modo lo stesso provare. Io dico sempre di credere in loro stessi, che penso sia il segreto più longevo appunto che porta una persona a stare bene anche con se stessi, no? Nel momento in cui tu stai bene con chi sei, penso che poi puoi avere successo in tutte le cose nella vita. Quindi secondo me l'educazione proprio che ti viene data da qualcuno e che tu puoi condividere con qualcun altro, in questo caso stiamo condividendo qualcosa anche noi, no? L'energia è il ricordo di questa cosa qui che rimane per sempre. Quindi questa è una delle cose secondo me più belle. Ti ringrazio, è stato un piacere averti avuto nostro ospite. Grazie, e buonanotte a tutti.